No, era programmazione. Se vuoi parlare, parla, fai quello che vuoi. Sì, questo è un programma che fai, puoi farlo te, non è importato, quindi poi ti puoi importare anche i file che ti importano. Invece per quanto te lo crei. Programma da nuovo, via. Un programma tu, te lo fai da solo te. Metti le misure del pezzo, l'offset, che in questo caso è un 4.2 di MDF, ma si può mettere un centimetro, si può mettere... Altezza pannello, via, altezza lavorabile. Altezza lavorabile, diciamo. Ok, quindi questo qua... Sì, come ti dico? Impostazione, da dove vuoi far partire la presa? Sì, punto di partenza. Facciamo un disegnino stupido, per carità. Facciamo partire a meno 20 mm dall'asse X. Inizio possiamo farla a 5 cm, la profondità, in questo caso il pannello è 18, possiamo scendere 17.8, questo per non andare sul piano martire. Il martire che abbiamo la posizione da 4 mm, poi impostiamo la presa, che adesso io qua più o meno me ne ricordo memoria, se no si guarda qui dove sono tutte impostate. C'è nel magazzino utensili. Nel magazzino utensili guardano quelli che servono. Adesso in questo caso ho preso una 1311 che non andrebbe bene, la cambiamo, una 1312, sono tutte già impostate, ok? Il magazzino utensile si fa in base agli acquisti e alle esigenze. Certo. Ok, vediamo questo qua, 1317. Poi c'è la correzione presa da o a destra a sinistra, ma in questo caso non serve perché tanto va bene nessuno. Questa è la cuffia, io la elimino mettendo un 99, poi per dire chi la imparerà a usare dove. E l'ho presa qui, eccola qua. Te la fa vedere l'entrata, qua. L'entrata è lì. La presa parte da qua. Allora noi gli diamo, ripeto, una lavorazione semplicissima. Diciamo di andare avanti, che ne so, di 200 mm e taglia fino a qua. Poi se vogliamo andare su, si va su dai 5 cm, va su, che ne so, facciamo 10, così tanto per più 10, e lei va su. Poi magari diciamo di ritornare anche in diagonale, se uno vuole fare, o si mette i gradi qui, o se no si può calcolare diversamente, puoi fare, che ne so, più 200 e in X gli diciamo di andare più 50 e lei va su in diagonale. Fa l'interpolazione. Torna indietro e va in diagonale, ok? Torna indietro in diagonale sul pezzo lì. Se invece voglio, perché qui ho messo meno, se no si può modificare. Fai più e la fa dall'altra parte. E poi dall'altra parte. Sì, questo è il piano cartesiano, semplicissimo. Sì, sì, sì. E poi è uguale, se vogliamo continuare di qua, poi per l'altra non vuoi. Più 300, poi stoppiamo qua. Sì, se sì, c'hai l'icone, se vogliamo già un preformati. Sì, sì. Adesso faccio, prima di andare in lavorazione, facciamo il... Ci salva, si dà un nome, che potrebbe essere Tizio. Tizio, lo salvi, lo ottimizzi in base ai piani che tu scegli prima, questo poi bisogna vedere chi ne imparerà a usare, piano R, piano T1, piano S1, poi lo vedremo. Sì, i piani di aspirazione, è divisa in 8 piani questa qua. Sì, sì, in base per la specularità, per tutte queste cose qua. Questo è uno, se invece bisogna importare, si va sempre su un nuovo per esempio, si va sui file. Con tutti i file che io ho già importato, che mi arrivano da AutoCAD, sui quali ti ho disegni già preparati da AutoCAD, spediscono e tu imposti prese, imposti tutto. Certo. Adesso è un lavoro più, adesso io non ho più tanto che me lo vedo, per esempio questo qua fuori, una stupida da che qua. Questo è un file importato, ok? Disegnato su un ufficio in auto, l'ha importato qua, ti da solo, imposti la presa, imposti la, adesso in questo caso qua non c'è nessuna correzione,
ci fosse lavorazione in base a come, lavora, solitamente sì, lavora, lavora allo stesso modo come viene disegnato. Sì, altezza pannello, sì, lo guarda, Z, solite cose, via. Solite cose, la connessione dell'aggio, l'interno, e via. No, no, lanciamo sto programmino qua che abbiamo creato. E... programmatizio. No, programmatizio. Qua si sceglie dove mettere il pezzo, le aree di prima che dicevo. Le aree di lavoro. N1 e quello lì davanti, perché il pezzo è piccolino, quindi conviene. E te lo configuro, questo è N1, qui N1-2, è diviso in 8 piani. Sì, ma tanto quello c'è scritto. Mettiamo anche in potenza, da un play. Okay.